Allora, dall'inizio di quest'anno è in vigore il reddito di inclusione, è una misura molto innovativa che arriva per la prima volta in Italia su scala nazionale di lotta contro la povertà. E questa misura è stata entrata in vigore anche grazie all'importante ruolo svolto dall'Alleanza contro la povertà, che ha seguito tutto l'iter e l'attuazione del provvedimento. I beneficiari ricevono un sussidio economico su una carta di pagamento e contestualmente vengono accompagnati in un percorso di inclusione socio-lavorativa. L'importo del sostegno economico varia da un minimo di 187 euro a un massimo di 540 euro a seconda dell'ampiezza della famiglia. Se io ovviamente posseggo già un reddito, l'importo sarà minore. Per accedere al reddito di inclusione, ci sono dei vincoli di natura anagrafica. Innanzitutto bisogna essere cittadini italiani, comunitari o stranieri con permesso di lungo soggiorno. Poi ci sono vincoli di natura economica. Bisogna avere un indicatore della situazione economica equivalente, ISEE, inferiore ai 6.000 euro, dove la parte reddituale del medesimo indicatore deve essere inferiore a 3.000 euro. Nel primo semestre, diciamo, già 310.000 famiglie hanno ricevuto il reddito di inclusione, se consideriamo anche quelle che ricevevano la precedente misura sperimentale e che ancora non l'hanno convertita nella nuova misura. Nel secondo semestre queste persone sono destinate ad aumentare. Secondo le stime del governo, potenzialmente verranno coperti 700.000 famiglie, secondo altre stime saranno più di 900.000. Se noi prendiamo la stessa percentuale che abbiamo visto nel primo semestre, vediamo che più o meno le famiglie saranno superiori a 600.000 che riceveranno il sostegno monetario. Per raggiungere tutte le famiglie in povertà assoluta bisognerebbe aggiungere ai 2 miliardi già stanziati nel 2018, che poi diventeranno 2 miliardi e 7 a regime nel 2020, altri 4,8 miliardi almeno, ai quali bisognerebbe aggiungere un altro miliardo di sostegno ai servizi. Infatti, la parte del fondo è in parte destinata a questo sostegno monetario di cui vi ho parlato, in parte destinata al potenziamento dei servizi all'inclusione. Si tratta del 15% nel primo biennio e del 20% del fondo a partire dal 2020. I servizi all'inclusione servono ad accompagnare o a indirizzare le persone verso il percorso di inclusione socio-lavorativa. Questi soldi però vengono gestiti a livello locale e non più a livello centrale e da parte degli ambiti comunali. Vengono ripartiti dal governo con un apposito decreto di riparto e successivamente dalle regioni. Questi fondi servono a sostenere tre livelli essenziali delle prestazioni che sono connessi con un nuovo strumento che per la prima volta prevede livelli essenziali da quando c'è stata la riforma del titolo V della Costituzione. Questi livelli essenziali riguardano l'informazione e l'accesso alla misura, che chiaramente deve essere resa più capillare possibile, la valutazione multidimensionale della famiglia che si trova a ricevere il beneficio, per stabilire il tipo di percorso effettivamente di inclusione da effettuare, perché ci sono alcuni casi di famiglie come nuovi poveri che magari non sono già qualificate, hanno perso il lavoro da poco e quelle famiglie verranno semplicemente indirizzate verso i centri per l'impiego. Ci sono altri casi dove c'è una multidimensionalità della povertà, ci sono diversi elementi di disagio nella famiglia e chiaramente la famiglia richiede una presa in carico da parte dei servizi sociali. Il terzo livello essenziale riguarda la definizione del progetto personalizzato, mirato alla famiglia, che dovrà essere seguito pena la revoca anche del sostegno monetario. C'è quindi nel REI una condizionalità forte, così dice. Cioè lo Stato ti dà un sussidio monetario, un reddito minimo, ma tu ti impegni a seguire il percorso che lo Stato in qualche modo ti indicherà, anzi, in particolare i servizi sociali del Comune ti indicheranno. L'Alleanza contro la povertà, che ha seguito l'introduzione dello strumento, ritiene però che questo sia un primo passo molto importante, ma sia insufficiente a coprire tutta la platea dei poveri assoluti. E quindi propone di aumentare l'importo del beneficio sensibilmente, raddoppiando l'importo del beneficio medio, quindi passando da 200 euro in media, più o meno questo danno le simulazioni, sul beneficio a oltre 400 euro.
per poter raggiungere anche tutta la platea dei poveri assoluti. Contestualmente vanno potenziati ulteriormente i servizi sociali, con la destinazione sempre del 20% di questo aumento del fondo, e è molto importante anche continuare a monitorare lo strumento, non solo dal punto di vista del beneficio economico e della ripartizione territoriale, così come è stato fatto in questi primi mesi dall'INPS, ma anche dal punto di vista dei percorsi di inclusione sociolavorativa.